Invitiamo anche gli ufficiali di gara. Buongiorno, ma voi che ora fate, scusate? Ora non faccio un'ora meno un quarto, meno 20. Meno 20? Ci si sentono insieme gli orologi. Faccio un'ora meno 20. Prima davanti l'arbitro, poi Massimo. Massimo. Benissimo. Iniziamo la presentazione delle categorie femminili 48 e 53 kg con le prime atlete Pagliaro Alessandra, Società Sportiva Liborio Pagliaro. Segue D'Ambrosio Greta, Accademia Atletica Veneziano. Aio Joae Andrea, Società Sportiva Ex Airo. Stagnotti Martina, Pesistica Bussolengo. Manironi Nicole, Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Barbiero Gioia, Spes Mestre. Congiu Giovanna, Pesistica Nuorese. Per la categoria femminile 53 kg abbiamo Pasqua Danna, Wellness Club Roma. Marras Alessandra, Giovani Uta. Tomizioli Asia, Fondazione Marcantonio Bentegodi. Abodai Abigail, Pesistica Pordenone. Dariano Gaia, New Whale Fitness. Carretto Sabina, Pesistica Savona. E Volpe Erika, Società Sportiva Gym Star. 14 le atlete in gara per le categorie 48 e 53 kg. Un applauso, grazie. Procediamo adesso con le formule di giuramento da parte degli atleti, degli allenatori e degli ufficiali di gara. In nome di tutti gli allenatori che assistono gli atleti, prometto che prenderemo parte ai campionati italiani juniores, rispettando e osservando le regole che li governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività.
In nome di tutti gli atleti che gareggeranno, prometto che prenderemo parte ai campionati italiani juniores, rispettando e osservando le regole che li governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività. In nome di tutti gli ufficiali di gara, prometto che adempiremo le nostre funzioni in questi campionati italiani juniores con completa imparzialità, rispettando e osservando le regole che li governano, nel vero spirito della sportività. Procediamo con l'ascolto solenne dell'inno nazionale di Mameli. Bene, ringraziamo le atlete che possono lasciare il palco e cominciare le attività di riscaldamento perché tra 10 minuti cominciamo la competizione. Invito gli ufficiali di gara impegnati per la competizione 48-53 kg ad avvicinarsi al palco per la presentazione. Gli ufficiali di gara che governeranno le categorie 48 e 53 kg. Un applauso per la terna arbitrale composta da Braga Giorgio, arbitro selezionato alle Olimpiadi di Rio, De Angelis Luca e Zeriali Luca. Ai passaggi Gornati Giovanni e Sorrenti Francesco, controllori tecnici Bertoldo Gabriele e Froio Cristina, riserve Pierri Angela e Milesi Alessia. Ricordo che il direttore di gara è Grassi Massimo, i coordinatori Colasanto Vito e Tripodi Paola. Grazie. Lo speaker Mancinelli Gianluca che vi parla.
Io posso. Signore e signore, buongiorno, benvenuti e bentornati a questa due giorni di gara nazionale, valevole come finale dei campionati italiani junior di pesistica olimpica. Nella giornata di ieri sono stati assegnati i titoli maschili di questa competizione, che lo ricordiamo è l'ultima gara in ambito nazionale per la stagione 2016. In previsione dei Giochi Olimpici di Rio, ai quali parteciperanno i nostri atleti azzurri Mirko Scarantino e Giorgia Bordignon. Mancano ancora 8 minuti, più di 8 minuti all'inizio delle competizioni. Oggi in questa suggestiva cornice del Pala Pelliconi in palio i 7 titoli nazionali femminili che saranno contesi dalle 56 atlete qualificate. Nella giornata di oggi tante le campionesse in gara, quelle già medagliate per le classi Under 17 e Juniores nel 2015. La competizione inizierà tra 7 minuti con la chiamata in pedana dell'atleta Dariano Gaia al bilanciere con 38 kg. Prego i caricatori di verificare l'esattezza del bilanciere, grazie.
5 minuti all'inizio della competizione. Ricordiamo che oggi si contenderanno i 7 titoli e atlete delle categorie femminili 48, 53, 58, 63, 69, 75 più 75 kg. Le classi Under 17 e Junior, nelle quali annoveriamo diverse campionesse italiane e diversi nomi eccellenti che si sono evidenziate, che sono brillate in ambito internazionale nelle competizioni europee e mondiali. Ufficiali di gara a posto, grazie. Controllori tecnici in sede. Meno di 3 minuti all'inizio della competizione dei campionati italiani junior femminili per le categorie 48 e 53 kg. Ricordiamo che la prima atleta a salire in pedana sarà Dariano Gaia. Dariano Gaia della società sportiva New Well Fitness, Fitness. Partirà con il bilanciere a 38 kg. Si prepari nel frattempo anche Tomizioli Asia. Secondi all'inizio della competizione. Ricordiamo alle atlete di prepararsi in tempo per la chiamata in pedana.
Ricordo che a salire in pedana per la prima prova sarà l'atleta Dariano Gaia e a seguire Tomizioli Asia. Controllori tecnici in sede, grazie. Bene, diamo inizio alla competizione. Bilanciere pronto. Dariano Gaia in pedana. Prova valida per Dariano Gaia. Intanto il bilanciere è a 39 kg. Chiamiamo al banco dello speaker il tecnico dell'impianto, gentilmente. Okay, riprendiamo la competizione, il bilanciere a 39 kg è pronto, Tomizioli Asia in pedana. Prova valida per l'atleta del Bentegodi. Abbiamo il bilanciere che passa a 40 kg. Per la prima prova di Stagnotti Martina, della pesistica Bussolengo. Bilanciere pronto? Stagnotti Martina in pedana. Prova valida per Stagnotti Martina. Il bilanciere resta a 40 kg per l'atleta Congiu Giovanna della pesistica nuorese. Bilanciere pronto, Congiu Giovanna in pedana. Prova valida per Congiu Giovanna. Abbiamo ancora il bilanciere a 40 kg per Pasqua Danna, Società Sportiva Wellness Club Roma. Il bilanciere è pronto, Pasqua in pedana. Thank you.
Prova valida per Pasqua D'Anna. Ancora 40 kg, il bilanciere è pronto per Dariano Gaia, atleta della società New Weightlifting. Prova non valida per Dariano Gaia, che ha 2 minuti per ripetere l'esercizio. Il bilanciere è pronto. Dariano Gaia in pedana per la sua terza prova a 40 kg. C'è stato un passaggio, il bilanciere sale a 41 kg per la seconda prova di Tomizioli Asia, della Fondazione Marcantonio Bentegodi. Il bilanciere è pronto, Tomizioli Asia in pedana. Prova è valida per l'atleta veronese. Abbiamo il passaggio a 41 per Dariano, quindi il bilanciere resta invariato ed è pronto per l'atleta romana che può salire in pedana. La sua terza prova. Prova valida per Dariano Gaia al suo terzo tentativo e quindi il bilanciere sale a 42 kg. D'Ambrosio Greta alla sua prima prova, l'atleta dell'Accademia Atletica Veneziano. Il bilanciere è pronto. Il bilanciere è pronto, D'Ambrosio Greta in pedana. Prova non valida per D'Ambrosio Greta. Il bilanciere resta a 42 kg e quindi 2 minuti per la seconda prova di D'Ambrosio Greta. D'Ambrosio Greta torna in pedana per la sua seconda prova.
Questa volta la prova è valida, al suo secondo tentativo con 42 kg, quindi il bilanciere sale a 43 kg. 43 kg per Stagnotti Martina. Bilanciere pronto. Stagnotti Martina. Sistica Bussolengo. Prova valida per Stagnotti Martina, al suo secondo tentativo con 43 kg. Il bilanciere resta fermo a 43 kg per la seconda prova di Congiu Giovanna. Bilanciere pronto, Congiu Giovanna in pedana. Associazione sportiva pesistica Nurese. È valida la prova di Congiu Giovanna della pesistica Nuorese. Il bilanciere è ancora 43 kg. 43 kg per Tomizioli Asia. Sempre della Bentegodi, il bilanciere è pronto, l'atleta può salire in pedana. Non valida la terza prova di Tomizioli Asia con il suo tentativo a 43 kg. Il bilanciere sale a 45 kg per il secondo tentativo di Pasqua D'Anna. Il bilanciere è pronto, Pasqua D'Anna in pedana per la società Wellness Club Roma, l'atleta può salire in pedana. Prova valida per Pasqua D'Anna che solleva 45 kg al suo secondo tentativo. Il bilanciere resta invariato, 45 kg per D'Ambrosio Greta al suo terzo tentativo. Bilanciere pronto, D'Ambrosio Greta, Accademia Atletica Veneziano in pedana. Valida la prova di D'Ambrosio Greta al suo terzo tentativo con 45 kg. Il bilanciere resta invariato, 45 kg per Stagnotti Martina in terza prova. Bilanciere pronto, Stagnotti Martina, pesistica Bussolengo.
Prova valida per Stagnotti Martina della pesistica Bussolengo. Il bilanciere sale a 46 kg. Congiu Giovanna al suo terzo tentativo. 46 kg per l'atleta sarda. Bilanciere pronto. Prova non valida per l'atleta della pesistica nuorese. Il bilanciere sale a 47 kg per Volpe Erika, società sportiva Gym Star. 47 kg per lei al primo tentativo di strappo. Bilanciere pronto. Volpe Erika in pedana. Prova valida per Volpe Erika, gruppo sportivo Gym Star. Il bilanciere resta a 47 kg per la terza prova di Pasqua D'Anna. Bilanciere pronto, Pasqua D'Anna in pedana. Pasqua D'Anna al suo terzo tentativo con 47 kg. Atleta romana in pedana. Prova non valida per Pasqua D'Anna al suo terzo tentativo di strappo. Il bilanciere sale a 50 kg. 50 kg per Barbiero Gioia, società sportiva Spes Mestre. Barbiero Gioia si è qualificata con il totale di 114 kg a questa competizione. Il suo bilanciere a 50 kg è pronto per la prima prova. Barbiero in pedana. Prova non valida per Barbiero Gioia, il bilanciere resta a 50 kg per il secondo tentativo di strappo di Volpe Erika. Il bilanciere è pronto, Volpe Erika in pedana, atleta della società sportiva Gym Star.
Prova valida di Volpe Erika con 50 kg al suo secondo tentativo. Il bilanciere resta a 50 kg per la seconda prova di Barbiero Gioia. Bilanciere pronto. Barbiero Gioia in pedana. Atleta del gruppo sportivo Spes Mestre. Questa volta è valida la prova di Barbiero Gioia con 50 kg, il bilanciere sale a 51, caricatori grazie, 51 kg per la prima prova di Ayo Joae Andrea. Atleta del gruppo sportivo Exairo, bilanciere pronto. Ayo Joae in pedana. Prova valida. Prova valida e quindi il bilanciere sale in progressione a 52 kg per la prima prova di Manironi Nicole. Manironi Nicole del gruppo sportivo Fiamme Oro. C'è un passaggio, 52 kg sempre per Ayo Joae, che quindi a 2 minuti, bilanciere pronto a 52 kg. Un ulteriore passaggio, il bilanciere resta fermo, questa volta a salire in pedana è Volpe Erika. 1 minuto per Volpe Erika al suo terzo tentativo con 52 kg. Volpe Erika del gruppo sportivo Società Sportiva Gym Star al suo terzo tentativo con 52 kg. Si prepari Barbiero Gioia. Non valida la terza prova dell'atleta, quindi il bilanciere resta a 52 kg, come preannunciato, Barbiero Gioia in pedana. Atleta della Spes Mestre. Non valida la prova di Barbiero Gioia al suo terzo tentativo. Il bilanciere sale a 53 kg per Manironi Nicole alla sua prima prova di strappo. Abbiamo già detto Manironi Nicole del gruppo sportivo Fiamme Oro. Si è qualificata a questa competizione con un totale di 113 kg. Il bilanciere è pronto per Manironi Nicole. Chiamata in pedana per la sua prima prova a 53 kg. Si prepari Ayo Joae Andrea.
Prova valida per Manironi Nicole. Bilanciere a 54 kg. 54 kg per la seconda prova dell'atleta Ayo Joae Andrea. Società sportiva Exairo. L'atleta si è qualificata con 120 kg di totale. Il bilanciere per lei è pronto al suo secondo tentativo. Prova valida per l'atleta, il bilanciere a 55 kg, 55 kg per la prima prova di Marras Alessandra. Bilanciere pronto per l'atleta della società sportiva Giovani Uta. C'è un passaggio e quindi il bilanciere resta a 55 kg, ma in pedana è chiamata Obadai Abigail. Bilanciere pronto per lei. Atleta di Pordenone in pedana. Si è qualificata a questa competizione con 134 kg di totale. In prima prova con il tentativo di 55 kg. Trenta secondi per lei. Prova valida per l'atleta della pesistica di Pordenone. Il bilanciere resta a 55 kg per la seconda prova di Manironi Nicole. Bilanciere pronto, Manironi Nicole in pedana. Atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro. Non valida la prova di Manironi Nicole. Al suo secondo tentativo, il bilanciere resta 55 kg. Ayo Joae Andrea in pedana, bilanciere pronto per il suo terzo tentativo di strappo a 55 kg. L'atleta della società sportiva Exairo in pedana per la sua terza prova di strappo a 55 kg. Trenta secondi per lei, eccola in pedana. Non valida la terza prova dell'atleta Ayo Joae, sempre 55 kg per la terza prova di Manironi Nicole. Bilanciere pronto in pedana, Manironi Nicole, gruppo sportivo Fiamme Oro Roma.
Non valida la prova di Manironi Nicole, che fallisce il tentativo in terza prova a 55 kg. Il bilanciere sale a 59 kg. In seconda prova Abu Dai Abigail. Bilanciere pronto per l'atleta di Pordenone. Al suo secondo tentativo. Valida la prova dell'atleta di Pordenone con 59 kg, il bilanciere sale a 60 kg per la prima prova di Marras Alessandra. Marras Alessandra con il primo tentativo di strappo a 60 kg. Bilanciere pronto per l'atleta della società sportiva Giovani Uta. Valida la prova di Marras Alessandra, al suo primo tentativo con 60 kg. Per progressione tecnica Marras a 61 kg. 61 kg per Marras. Bilanciere pronto per lei. Nel caso del passaggio automatico, l'atleta ha 2 minuti di tempo per ripetere. Ecco invece il successivo passaggio a 62 kg per la terza prova di Abu Dai Abigail. E quindi il bilanciere a 62 kg pronto per l'atleta di Pordenone. Si prepari Marras Alessandra. Prova non valida per l'atleta di Pordenone. Il bilanciere sale a 63 kg per la seconda prova di Marras Alessandra. Marras Alessandra, il bilanciere pronto a 63 kg. C'è un ulteriore passaggio a 64 kg. Bilanciere già pronto per l'atleta Marras Alessandra, chiamata in pedana al suo secondo tentativo. L'atleta del gruppo sportivo Società Sportiva Giovani Uta si è qualificata con un totale di 143 kg a questa competizione. Valida la prova di Marras Alessandra al suo secondo tentativo con 64 kg. Il bilanciere sale a 65 kg. In pedana per la prima prova Pagliaro Alessandra.
La detentrice del titolo è già campionessa europea. Il lanciere è pronto per lei, Pagliaro Alessandra Impedana. Gruppo sportivo Liborio Pagliaro. È valida la prima prova di Pagliaro Alessandra. Per progressione tecnica il bilanciere a 66 kg, sempre per l'atleta Pagliaro, che ha 2 minuti per eseguire la sua seconda prova. In attesa di un eventuale passaggio, eccolo il cambio, quindi il bilanciere a 67 kg per Marras Alessandra. Marras Alessandra al bilanciere a 67 kg per la sua terza prova. Il bilanciere è pronto, l'atleta Impedana. Marras Alessandra chiamata al suo terzo tentativo di strappo. L'atleta del gruppo sportivo Giovani UTA si è qualificata a questa competizione con un totale di 143 kg. Ancora 30 secondi per Marras, eccola che sale Impedana. Non valida la prova di Marras Alessandra, che ha fallito il suo terzo tentativo a 67 kg. Il bilanciere sale a 68 kg per la prima prova di Carretto Sabina, detentrice del titolo della 53 kg. Il bilanciere è pronto per Carretto Sabina, chiamata in pedana al primo tentativo con 68 kg, l'atleta della società sportiva Lotta Pesi Savona, già medagliata in ambito internazionale per la sua partecipazione alla Coppa Unione Europea, Carretto Sabina in pedana. Valida la prova di Carretto Sabina e quindi il bilanciere resta a 68 kg per Pagliaro Alessandra. Il bilanciere è pronto, l'atleta sale in pedana. Prova valida per Pagliaro Alessandra, al suo secondo tentativo con 68 kg. Aspettiamo il passaggio, 69 in progressione tecnica. Il bilanciere a 69 kg è pronto, ma arriva il passaggio a 70 kg per il secondo tentativo di Carretto Sabina. 70 kg richiesti dall'atleta ligure. Il bilanciere è pronto. Il bilanciere è pronto per Carretto Sabina al suo secondo tentativo con 70 kg. Carretto Sabina
già medagliata in ambito internazionale, si è qualificata a questa competizione con un totale di 149 kg. Ha chiesto adesso 70 kg per la sua seconda prova di strappo. 30 secondi ancora per lei. Valida la prova di Carretto Sabina, al suo secondo tentativo con 70 kg. Il bilanciere sale a 71, caricatori grazie. 71 kg per Pagliaro Alessandra al suo terzo tentativo. Il bilanciere è pronto, Pagliaro può salire in pedana. Non è valida la prova di Pagliaro Alessandra che fallisce il terzo tentativo a 71 kg. Il bilanciere sale a 72 kg per la terza prova di Carretto Sabina. Con questo tentativo di strappo chiudiamo l'esercizio dello strappo e quindi dopo 10 minuti ricominciamo l'esercizio di slancio. In pedana Carretto Sabina, il suo terzo tentativo con 72 kg. Ricordiamo che l'atleta già detentrice dei titoli nazionali per il 2015, è stata anche medagliata in ambito internazionale, eccola in pedana. La prova è valida, l'atleta ligure ha sollevato 72 kg nella sua terza prova, all'ultimo secondo.